Regione Abruzzo dopo 4 ore di summit, trovata la quadra sulla giunta. Rientrati i malumori di Forza Italia e Lega. Il carroccio però apre il fronte sulle amministrative. Necessaria una riflessione sul gradimento del sindaco. Provincia Alisernia, volano gli stracci tra PD e Movimento 5 Stelle. Greco attacca i democratici. Amministrative Campobasso, Cefaratti attende l'ok da Roma. Poco personale e sovraffollamento a Teramo, sit-in della Polizia Penitenziaria. Troppi prodotti fake, made in Italy a rischio. Tra i 10.000 in protesta al valico del Brennero, anche la Coldiretti Molise. Umberto Di Giacomo al posto di Domenico Di Baggio, piccola rivoluzione in giunta a Isernia. L'evoluzione della figura femminile nello sport, focus a Pescara. Calcio Lega, Pescara sotto ritmo, con Lentella finisce a reti bianche, l'Adriatico fischia. Serie D 1250, cuori rossoblu a San Benedetto. Buonasera e bentrovati con l'edizione delle 19.30 del nostro telegiornale. In apertura, lo avete sentito dai titoli, c'è la politica abruzzese, perché dopo 4 ore di summit è stata trovata la quadra sulla giunta. Rientrati i malumori di Forza Italia e Lega, il carroccio però apre il fronte sulle amministrative. Necessaria una riflessione sul gradimento del sindaco. Intanto tutto pronto per il primo consiglio regionale in programma il 10 aprile. Sentite. E ci diamo appuntamento a domani con l'inaugurazione di questa nuova legislatura regionale. Domani diremo tutto. Ancora una dichiarazione breve e senza anticipazioni, ma col viso molto più disteso rispetto a quello di 2 giorni fa. Segno che all'interno del centrodestra pace è stata fatta, almeno per ora e almeno apparentemente. Del resto non avrebbe mai consentito che si iniziasse il secondo mandato storico per un governatore dell'Abruzzo, come più volte ribadito da tutti gli esponenti dello schieramento di centrodestra, con una spaccatura interna. Dopo le oltre 4 ore di summit a Palazzo Silone all'Aquila, il presidente Marco Marsilio ha messo più o meno tutti d'accordo. Forza Italia con l'onorevole Pagano ha riacquisito tranquillità, meno la Lega che ha aperto subito il fronte delle amministrative. Necessario valutare il reale gradimento del sindaco Masci, si legge in una nota ufficiale del partito. Ma tant'è, almeno per ora. 3 assessori a Fratelli d'Italia, uno al partito azzurro, uno al carroccio, un esterno. Forza Italia incassa anche sottosegretario e presidente del Consiglio, la vicepresidente. Forse a noi moderati. Nel frattempo la macchina organizzativa per il primo consiglio della 12ª legislatura regionale è in moto. All'esterno del palazzo dell'emiciclo verranno montati 2 maxi schermi e si prevede un grande affollamento di cittadini e di giornalisti per assistere all'esordio del Marsilio Bis, che difficilmente riserverà colpi di scena, ma tutto è possibile. Ed ora continuiamo a parlare di politica, ma ci spostiamo in Molise, perché all'interno del campo largo è scontro tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico dopo le provinciali di Isernia. Il capogruppo dei 5 Stelle Greco sfida i Dem. Ci dicano da che parte stanno. Intanto nel centrodestra si attende il tavolo nazionale sulla ripartizione dei capoluoghi. Per quanto riguarda le amministrative, in poll per Campobasso l'assessore regionale Cefaratti: vorrei continuare in regione, ha detto, ma sono a disposizione e decideremo insieme. Rita Iacobucci. Tra impegni istituzionali e motivi di salute, tante le assenze fra i banchi della maggioranza in consiglio regionale, ma il centrodestra è riuscito comunque a respingere la contestazione di illegittimità alla nomina del direttore del COSIB Del Re, chiesta con una mozione a firma fra gli altri di Massimo Romano e Vittorino Facciolla. Dopo il match dialettico fra quest'ultimo e Roberto Di Pardo, ex sindaco di Petacciato ed ex presidente del consorzio industriale, la compattezza è stata ritrovata col voto su un documento che chiede al governatore di esprimersi sul mantenimento del
del pacchetto di maggioranza delle azioni di Poste in capo allo Stato. Ma sono i temi politici puri a imporsi nei capannelli di Palazzo Daimmo, le amministrative in arrivo. Con l'ennesima richiesta di chiarimenti al PD da parte del capogruppo 5 Stelle Andrea Greco, dopo le provinciali vinte dal centrodestra a Isernia con l'apporto decisivo di esponenti dell'amministrazione di centrosinistra di Agnone. La domanda va direttamente al Partito Democratico, perché ovviamente queste cose non possono accettarsi, non si può accettare che un'amministrazione appunto per la quale si è brindato, il centrosinistra ha brindato appunto per l'elezione del sindaco Saia, poi appoggi per esempio Manolo Sacco, coordinatore provinciale di Forza Italia, uomo vicinissimo all'assessore Andrea Di Lucente. A tutto questo io non ci sto, soprattutto in vista delle elezioni amministrative prossime che ci sono. I percorsi comuni bisogna farli nel momento in cui c'è comunione di intenti, e la comunione di intenti deve esserci su tutto il territorio regionale, non può esserci a macchia di leopardo. E sul fronte centrodestra, in attesa che Roma assegni la casella Campobasso a una delle forze della coalizione, il nome dell'assessore regionale al bilancio Gianluca Cefaratti, in quota Lega, da più parti ritenuto in pole position, onorato, anche se vorrei continuare il lavoro che sto facendo in giunta, ha detto, assicurando poi decideremo insieme alla coalizione al presidente Roberti. Ho avuto una delega importante, anzi una serie di deleghe importanti lo scorso luglio al presidente Roberti, e sto lavorando nell'interesse dei cittadini molisani, anche i campobassani chiaramente, perché in questo momento quello che mi appassiona e quello per il quale sto lavorando sono le deleghe, in particolar modo al bilancio, alle politiche sociali e al lavoro. Facciamo lavorare i coordinatori e i segretari di partito, faranno le scelte migliori per Campobasso e Termoli. Io ho detto, perché ritengo che in politica non si debba dire mai di no, se le valutazioni saranno quelle vedremo cosa succederà, chiaramente ci deve essere una maggioranza di centrodestra regionale, il presidente Roberti che dovranno assentire a eventuali operazioni. Se dovesse però decidere tutti insieme anche la giunta regionale che è importante anche spendere un nome forte dell'esecutivo per provare a riprendere il capoluogo di regione, lei non direbbe di no? Guardi, ma io devo glissare necessariamente rispetto alla domanda, ci sono tanti altri nomi altrettanto validi e forse anche più validi del mio. Vediamo cosa succede, insomma io confermo, insomma sarei stupido a non dire che la questione mi possa anche onorare, perché dopo tanti anni di carriera vissuta credo che se qualcuno fa il tuo nome forse anche il frutto di 25 anni di amministrazione, probabilmente a questo punto ritengo di buona amministrazione. Ed ora ci occupiamo di una protesta a Teramo, sit-in della polizia penitenziaria contro le condizioni a Castrogno. Chiara Bonatti. Questa mattina davanti al carcere di Teramo i sindacati si sono riuniti in un sit-in di protesta per denunciare le condizioni difficili di lavoro della polizia penitenziaria. Sovraffollamento e poco personale sono due delle principali problematiche che sono al centro della denuncia lanciata dalle sigle sindacali. Come viene sottolineato, ogni confronto non ha però prodotto miglioramenti dal punto di vista organizzativo, lavorativo e sul piano dell'ordine e della sicurezza all'interno dell'istituto di pena di Castrogno. Inoltre il SAP qualche giorno fa ha denunciato il fallimento della gestione del provveditore veneziano. Siamo rimasti in pochi, quei pochi che sono rimasti sono costretti ad effettuare doppi, tripli turni di servizio per garantire un minimo di sicurezza. Purtroppo i governi tutti negli anni non hanno mai applicato il turnover, e quest'anno addirittura abbiamo più pensionati che arruolamenti. Si parla di 2.000 arruolamenti a fronte di 2.400 pensionati. Questo è un dato significativo che la dice lunga sulla già gravissima situazione che abbiamo di organico, e con un sovraffollamento detenuto oltre il 150%. Tante anche le aggressioni. Le aggressioni ci stanno purtroppo. Basta pensare che un solo agente è costretto a sorvegliare 100 detenuti. Oggi siamo a Teramo, ma la situazione in Abruzzo non cambia. No, la situazione in Abruzzo non cambia, infatti ci sono almeno tre istituti di quelli che stanno proprio gravemente con una carenza al di sopra del 35%, ci abbiamo Teramo, ci abbiamo Pescara e così anche Vasto, sono forse i tre istituti a livello regionale che hanno più carenza e dove comunque vediamo arrivare delle gocce nel mare, perché giustamente qui si parla di 11 unità di assistenti e 7-8 donne, quindi
cioè, stiamo parlando neanche di andare a recuperare i pensionamenti che ci saranno tra il 2024 e il 2025. La polizia penitenziaria è stata un po' abbandonata e quindi oggi ci ritroviamo in queste condizioni. Noi avremmo bisogno proprio di uno stato di emergenza, le carceri, dove lo Stato si prenderebbe carico di questo problema e farebbe delle maxi assunzioni per cercare di sopperire a questi problemi. Sovraffollamento e poco personale, una problematica comune, però a Teramo c'è bisogno di agire subito. Sì, appunto noi siamo qui oggi per denunciare questa drammatica situazione che il sovraffollamento e la carenza di personale sono un mix esplosivo che il personale di polizia penitenziaria non regge più in questo istituto. Continua a lavorare con grosso sacrificio, senza l'aiuto superiore, dei vertici superiori, a cui abbiamo chiesto un intervento urgente, perché le condizioni non sono più tollerabili. Noi oggi qui manifestiamo, il nostro prossimo passaggio sarà quello di denunciare a Roma le condizioni di lavoro di questo istituto, cercando una soluzione che non è più rinviabile. Continuiamo a parlare di protesta, troppi prodotti fake made in Italy a rischio, tra i 10.000 in protesta appunto al valico del Brennero, anche la Coldiretti in Molise. Sentite. Tra i 10.000 in protesta al valico del Brennero per difendere il made in Italy anche la Coldiretti in Molise. Dalle cosce di prosciutto all'uva da tavola sono troppi i prodotti alimentari stranieri rilanciati come nazionali sul mercato italiano. Siamo qui nuovamente al Brennero, Coldiretti ha raccolto i propri associati, dal Molise 100 imprenditori agricoli sono venuti per riaffermare con forza la necessità di blindare l'obbligo di etichettatura, quindi la riconoscibilità, la tracciabilità dei nostri prodotti, una tutela che pensavamo fosse oramai consolidata ma che viene ogni giorno messa purtroppo in dubbio, viene calpestata dall'ingresso incontrollato di tantissime produzioni che sfruttano il nome del Made in Italy e con questo rubano il valore alle nostre imprese. Coldiretti non si fermerà, partiamo oggi, da domani cominceremo una grande raccolta di firme a livello europeo per una normativa europea che quindi tagli completamente la strada a tutti coloro che sono contro l'agricoltura, sono contro i consumatori italiani. Falso cibo italiano, è questo uno degli slogan della battaglia che sta portando avanti Coldiretti, come spiega il presidente regionale Claudio Papa. Siamo qui al Brennero per assistere a quello che io definirei veramente uno scempio contro la nostra economia. Noi che praticamente abbiamo insegnato al mondo a cucinare, usare prodotti di ottima qualità, vestiti, moda, quindi l'abbigliamento, meccanica di precisione, ci dobbiamo sentire mortificati a casa nostra. Questo è lo slogan che praticamente si sta oggi portando avanti, ma questo è uno dei tanti slogan che si sta portando avanti, dovuto al fatto che praticamente tutto questo ha un impatto sulla nostra economia, sui nostri dipendenti, quindi sulla nostra civiltà, sul nostro welfare, che è impressionante. Voi pensate soltanto che il falso Made in Italy, okay, l'Italian Sounding delle produzioni alimentari, vale circa 120 miliardi di euro, 3-4 manovre finanziarie, significa che in 10 anni noi, se debelliamo questo scempio, saremmo in grado di dimezzare il nostro debito pubblico. Sarà effettuata l'autopsia sul corpo dell'operaio morto nel cementificio di Guardia Reggia. Di sicurezza sul lavoro si è parlato nella tavola rotonda organizzata dalla CISL Abruzzo Molise. Franco De Santis. La tragedia di Guardia Reggia, dove è morto Claudio Amodeo, operaio della locale cementeria, ripropone in maniera drammatica il tema della sicurezza sul lavoro. Sul corpo del 54enne sarà effettuata l'autopsia da capire le ragioni del decesso a seguito di un incendio scoppiato improvvisamente in una cabina elettrica. La salute e la sicurezza sul lavoro al centro di una tavola rotonda a Riva Limosani, nella sede dello IAL Molise, promossa dalla CISL Abruzzo Molise. Noi della CISL non a caso abbiamo l'evento del 13 dove
abbiamo anche delle proposte che si stanno discutendo a livello nazionale per migliorare quella che deve essere sia la prevenzione degli infortuni ma anche la cultura della sicurezza che deve essere immagazzinata da ogni lavoratore affinché non succedano più tragedie simili. Un incontro che si è concentrato in modo specifico sulla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A introdurre i lavori il coordinatore dell'AST CISL Molise Antonio D'Alessandro. Questo è un argomento attuale dove focalizziamo tutta la nostra attenzione. È vergognoso morire sul lavoro, è vergognoso che le persone si ammalano, le malattie professionali sono in netto aumento invece di diminuire. Questo è perché c'è poca cultura della sicurezza sul lavoro, questa è la realtà, a prescindere dalle leggi e quant'altro. Nello specifico cosa si può fare di più sui luoghi di lavoro? Si può fare tanto di più, formazione, comunicazione, possono aumentare quelli che sono gli ispettorati del lavoro, controllare, verificare che le cose vengono fatte come devono essere fatte per regola, ma deve nascere più che altro la cultura della sicurezza sul lavoro da parte di tutti. Collaborazione tra aziende e istituzioni fondamentale, come sottolineato dal direttore dell'Ispettorato del Lavoro Campobasso Isernia, Gaetano Fasulo. C'è bisogno, dell'aiuto anche da parte dei lavoratori nell'aiutarsi. Infatti per questo è importante il rappresentante dei lavoratori nella sicurezza sul lavoro. Loro stanno sul territorio, loro stanno sull'azienda, capiscono quali sono i veri rischi esistenti e precisi nell'azienda, possono consigliare il datore di lavoro e qualora il datore di lavoro non voglia seguire i loro consigli potrebbero rivolgersi anche all'Ispettorato del Lavoro. Le conclusioni sono state affidate al segretario generale USI CISL Abruzzo Molise Giovanni Notaro. Noi è da un po' che abbiamo avviato dei percorsi per fare in modo che ognuno faccia un po' di più di quello che gli compete e la giornata odierna lo dimostra. Noi l'avevamo programmato prima dell'infortunio di Italcementi, però è ovvio che tutte le misure messe in campo in alcuni casi appaiono insufficienti perché c'è tutta una serie di cause che determinano. Allora noi ci poniamo l'obiettivo di capire, oggi qui abbiamo le nostre RLS e abbiamo le istituzioni, quali sono le criticità. Ed ora una notizia di cronaca, un uomo di 37 anni di Corfinio è stato arrestato e condotto nel carcere di massima sicurezza per maltrattamenti in famiglia. Ad eseguire l'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sulmona sono stati carabinieri della compagnia Peligna. L'uomo, che deve scontare la pena cumulativa di 2 anni e 2 mesi di reclusione, si è reso protagonista di diversi episodi violenti. Dal mese di ottobre del 2020 avrebbe aggredito la sua ex sbattendole la testa sul fornello del gas e strappandole una ciocca di capelli. Inoltre, a seguito di una discussione, avrebbe afferrato la donna al collo e l'avrebbe spinta con forza contro la finestra dell'abitazione. Il tutto con le aggravanti di aver commesso il fatto in presenza del figlio minore e di aver posto in essere condotte di maltrattamenti nei confronti della donna in stato di gravidanza. In precedenza aveva sfondato il portone di casa nonostante il divieto di avvicinamento. Ed ora una notizia che riguarda l'ASREM. Ogni pediatra di libera scelta potrà avere il 10% di pazienti in più per un massimo di 968 assistiti. Questa è la decisione che arriva dall'azienda sanitaria regionale. I particolari nel prossimo servizio a cura di Fabiana Abbazia. Dopo il pensionamento di alcuni pediatri di libera scelta che ha generato una serie di problematiche nel distretto di Campobasso, l'ASREM è corsa ai ripari a seguito di una serie di riunioni interlocutorie, ha attivato la soluzione già prospettata la scorsa settimana, alzare la soglia dei pazienti da poter avere in cura per tutti i medici pediatri, un più 10% per ogni professionista, ovvero 968 pazienti a pediatra. In concreto questo significa che i pazienti dei medici andati in pensione potranno
potranno scegliere liberamente il pediatra a cui affidare il proprio figlio, gli stessi a cui prima non riuscivano ad avere accesso a causa di quella soglia massima di assistiti consentita per legge che era stata già raggiunta da molti. Un escamotage attuato dopo una serie di disagi per i genitori e dopo le lunghe file agli sportelli dell'ASREM di via Ugo Petrella a Campobasso, che pure nelle ultime ore hanno visto un particolare affollamento. Nello stesso frangente, una grande affluenza si è verificata agli sportelli anche per il rinnovo dell'esenzione dal ticket, per la quale l'azienda sanitaria pure ha dovuto attuare delle aperture straordinarie dalle 15 alle 18 alcuni martedì e giovedì del mese di aprile, sia nella sede del capoluogo che in quella di Boiano. Si tratta di una procedura, quella del rinnovo per l'esenzione del ticket, che è tuttavia possibile seguire anche attraverso il sito dell'ASREM nella sezione servizi online, cliccando su autocertificazione esenzione per reddito e accedendo al portale attraverso lo SPID, ovvero attraverso il sistema pubblico di identità digitale. Il segretario regionale della FIALS, Carmine Vasile, è intervenuto sulla questione dei buoni pasto per i dipendenti dell'ASREM. 2.000 lavoratori su 3.000, secondo Vasile, dovrebbero infatti avere un diritto che ad oggi l'azienda sanitaria del Molise non garantisce. Ecco perché la stessa FIALS invita l'azienda a seguire la normativa nazionale e a garantire tali benefici ai lavoratori. Ed ora ci spostiamo ad Isernia, piccola rivoluzione in giunta, Castrataro solleva dall'incarico Domenico Di Baggio per far posto a Umberto Di Giacomo. Nicola De Santis. Tanto tuonò che piove. Nessun temporale però, solo un'acquazzone primaverile. Dopo mesi di estenuanti trattative con partiti e movimenti, questa mattina il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha ufficializzato l'avvicendamento in giunta. Fuori Domenico Di Baggio, al suo posto Umberto Di Giacomo. Una necessità del primo cittadino per riequilibrare la sua maggioranza dopo il terremoto in Volte che aveva portato alla nascita di Comunità Attiva. La piccola rivoluzione comporta anche una ridistribuzione delle deleghe. Il sindaco tiene per sé la municipale, a Di Giacomo vanno istruzione e politiche educative, servizi per l'infanzia, verde e parchi urbani, decoro urbano. La protezione civile invece va a Vittorio Monaco. Si è formata in consiglio una nuova formazione politica, che è quella di Comunità Attiva. C'è la necessità di dare rappresentanza in giunta. I numeri, diciamo, la giunta è piena, quindi era necessario rimuovere purtroppo un assessore, e per il meccanismo perverso per cui un assessore non può tornare al suo status di consigliere comunale, è chiaro che esce dall'amministrazione della città. Però ringrazio Domenico Di Baggio per quello che è stato fatto in questi 2 anni e mezzo, gli obiettivi raggiunti, quelli che sono stati iniziati ma comunque tracciati da lui. E sarà mio compito e anche dell'amministrazione tutta portarle a compimento. E un in bocca al lupo a Umberto Di Giacomo per questa nuova avventura. Sono convinto che con il lavoro, come tutti noi, deve e può fare bene. E è chiaro che un ringraziamento anche ai consiglieri di Isernia Futura, perché esce un assessore di Isernia Futura per un assessore di un'altra lista, e questo vuol dire anche la capacità di fare un passo indietro. E di capire che la politica, soprattutto per una città come questa, è dare e non avere. Di Baggio è il secondo esponente della lista del sindaco a saltare, dopo Francesca Scarabeo. Il primo cittadino però invita la stampa ad effettuare i dovuti distinguo. Allora, sono due casi totalmente diversi. Nel caso della dottoressa Scarabeo è mancata la fiducia, e quindi, essendo il rapporto tra sindaco e assessore un rapporto di fiducia, è normale che quello è stato un atto conseguenziale alla mancanza di fiducia. In questo caso non è mancata assolutamente la fiducia, perché l'assessore Di Baggio ha fatto un bellissimo lavoro in questi 2 anni e mezzo, è una questione prettamente politica per poter dare rappresentanza a un nuovo gruppo, però questa è anche la capacità, dico io, di qualcuno, differentemente credo dal centrodestra, in questo caso particolare di Isernia Futura, di fare il bene della città, di fare un passo indietro e permettere il governo della città in modo sereno. Novità a Pescara per quanto riguarda l'omicidio di via Gran Sasso, identificati 2 bengalesi. Sentite.
Dopo 3 mesi di indagini, identificati altri 2 stranieri che parteciparono alla rissa che sfociò nell'omicidio di via Gran Sasso a Pescara, in cui perse la vita un cittadino bengalese. Si tratta di 2 cittadini bengalesi come la vittima, sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Uno dei 2 risulta però irreperibile perché è rientrato in patria. I 2 sono stati identificati dai carabinieri del nucleo investigativo di Pescara e ritenuti responsabili del reato di rissa aggravata. Il 4 gennaio scorso avrebbero partecipato alla lite in via Gran Sasso, sfociata con l'accoltellamento mortale di un 44enne loro connazionale. Per quel grave fatto di sangue è finito in carcere, lo ricordiamo, un 63enne marocchino. Una donna ha contattato il 112 per segnalare che il padre, ultra novantenne, stava minacciando la madre con una pistola. I carabinieri si sono immediatamente precipitati sul posto. L'anziano giaceva sul letto in stato confusionale. Sotto al letto i militari hanno trovato un vero e proprio arsenale. Numerosi fucili da caccia, fucili a pompa, carabine, revolver, pugnali di varie dimensioni, di cui uno con l'incisione sulla lama Rambo 2, un macete, un'accetta, una freccia di tipo tribale in metallo, il tutto in ottimo stato di conservazione. L'intero arsenale è stato posto sotto sequestro e l'anziano è stato denunciato per minacce, detenzione abusiva di armi e omissione mancata custodia delle stesse. I militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Termoli, nel corso di un mirato servizio di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di armi svolto nel comune di Guglionesi, hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne del luogo con precedenti. Sul capo dello stesso pende l'accusa di detenzione illegale di arma comune da sparo e munizioni. I militari hanno ritrovato all'interno di un garage una pistola semiautomatica perfettamente funzionante, munita di 2 caricatori e diversi accessori, nonché 81 cartucce di varie marche del medesimo calibro. Quando rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale, il 35enne è stato arrestato e tradotto nella sua abitazione di residenza, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Nella successiva udienza dinanzi alla competente autorità giudiziaria di Larino, l'arresto è stato convalidato. E cambiamo argomento. Sottoscritto un protocollo tra l'ASREM e l'Ordine dei Medici sulle certificazioni telematiche e la compilazione di ricette che agevoli i pazienti e dia un vademecum ai medici. Sottoscritto nella sede di Via Petrella dell'ASREM a Campobasso un protocollo tra l'azienda sanitaria e l'Ordine dei Medici del Molise. Un momento di stretta collaborazione e di sinergia per dettare le linee guida da seguire per le certificazioni telematiche di malattia e la prescrizione delle ricette mediche. È stato messo su un documento che interviene a livello legislativo normativo ma anche deontologico, una sorta di vademecum che agevola il paziente che non è costretto a peregrinare per giri inutili tra ospedali e presidi medici, e l'obiettivo è ridurre anche al minimo le segnalazioni provenienti dai pazienti. Sottoscritto un protocollo che vada incontro ai pazienti ma che sia anche un vademecum per i medici. Sì, oggi è un giorno speciale per noi, intanto perché è un documento che vede coinvolto noi come ASREM, ma anche e soprattutto i presidenti degli ordini dei medici. E questo è un documento importante che viene suggellato da noi e che viene poi successivamente avviato perché ai medici di medicina generale, così come agli specialisti, così come tutti coloro i quali si troveranno a dover redigere una documentazione. E diventa anche per noi uno strumento importante perché abbiamo chiarito e chiariamo quali sono i percorsi da doversi seguire, e questo nella logica e nell'intesa di dover dare anche una maggiore forma, una maggiore volontà e una decisione soprattutto nel rispetto dei tempi di attività
attesa. E questo ci viene in aiuto perché questo documento ben codifica quali sono gli step che i medici devono seguire nella redazione di una certificazione. Presentati nella sala consiliare di Pescara gli itinerari d'Annunziani. Ci dice tutto Valentina Ciarlante. Un filo rosso lega Pescara, Pietrasanta e Gardone Riviera. Ha il nome di Gabriele D'Annunzio, che nella città adriatica nacque il 12 marzo 1863 e la sua casa oggi è un museo visitatissimo. In Toscana soggiornò nella villa La Versiliana e qui compose La pioggia nel Pineto, mentre la località bresciana fu il luogo della sua ultima residenza, in cui venne sepolto sulle sponde del lago di Garda nel complesso monumentale vittoriale degli italiani. E in questi tre luoghi prenderanno corpo gli itinerari d'Annunziani, presentati nella sala consiliare di Pescara davanti a istituzioni e cittadini dal presidente dell'Automobile Club Giampiero Sartorelli. Sì, perché il percorso sarà nel segno dei motori, un avanguardista oltre che un appassionato d'auto d'Annunzio, che in Versilia conobbe il primo presidente dell'Automobile Club italiano, il marchese Carlo Benedetto Ginori Lisci. C'è una grande storia di motori dietro di noi. Inizia da D'Annunzio, continua con la Coppa Acerbo, ma poi con i tanti piloti che hanno vissuto e sono nati a Pescara. Cioè, noi qui abbiamo un patrimonio importantissimo a livello motoristico, spostandoci di poco abbiamo anche la Vespa a Popoli, quindi abbiamo tanto da dare, abbiamo tanto dato e forse noi stessi non conosciamo questo valore. E quindi questa iniziativa vuol dire anche questo, ricordiamoci che abbiamo una grande storia dietro. E allora tra un paio di mesi via esposizioni d'auto d'epoca e da corsa e a iniziative culturali di alto richiamo turistico, anche grazie al supporto degli Stati Generali del Patrimonio Italiano, presieduti da Ivan Drogo inglese. D'Annunzio ha, come dicevo, contaminato, interessato, vissuto, soggiornato in talmente tante località italiane e alcune di queste le ha rese anche iconiche, per cui in tutto il periodo che verrà noi saremo impegnati a individuare, a scoprire questi luoghi e a inserirli in questo itinerario che è prima di ogni altra cosa un itinerario turistico. Noi puntiamo a far venire visitatori e ospiti. Gli itinerari d'Annunziani prenderanno vita nell'anno delle radici italiane col patrocinio del comune pescarese che, come ha ricordato il presidente del Consiglio Comunale Marcello Antonelli, si fregia di aver dato i natali al poeta insignito del titolo di principe di Monte Nevoso da Vittorio Emanuele III. Un modo importante per valorizzare ulteriormente il nostro territorio tenendo conto di quelle che sono le peculiarità, le ricchezze, a cominciare proprio da Gabriele D'Annunzio. Il ringraziamento ovviamente va agli Stati Generali del Patrimonio Italiano, all'Automobile Club di Pescara che insieme al Comune ha organizzato questa giornata. A Isernia, ultimi giorni per manifestare il proprio interesse per i nuovi loculi. L'assessore alle politiche cimiteriali del comune di Isernia, Maria Teresa D'Achille, ricorda a tutti i cittadini interessati che tra poche ore scade la possibilità di manifestare interesse per i nuovi loculi in costruzione all'interno del cimitero di Isernia. La D'Achille ai nostri microfoni ha anche voluto illustrare le modalità di pagamento in caso di prenotazione. Si tratta della risposta fornita dall'amministrazione alla crescente richiesta di posti all'interno del principale cimitero comunale. Effettivamente giovedì 11 aprile scadono i termini, sono pervenute già presso l'ufficio dell'area tecnica del comune numerose richieste e credo che altre ne arriveranno. E alla luce di queste richieste noi valuteremo quindi il fabbisogno dei cittadini di Isernia. Intanto abbiamo già a disposizione questa struttura che noi vorremmo realizzare facendo tutte le procedure, quindi tutto l'iter che si deve fare e i cittadini che in seguito alla manifestazione di interesse quindi hanno espresso questa intenzione saranno poi chiamati per fare il precontratto. Questo significa che ci sarà una prima somma da anticipare e anche per quanto riguarda questo aspetto economico l'amministrazione comunale intende venire incontro a queste esigenze, per cui è prevista la realizzazione del pagamento cominciando dall'anticipo e poi valutando le altre modalità. Quindi anche per questo è giusto che insomma, l'amministrazione sia vicina ai cittadini, come pure si stanno valutando altre modalità per capire una maggiore durata dei termini di concessione
dei loculi cimiteriali. Quindi noi facciamo questo appello, insomma questo sollecito ai cittadini di esprimere chi fosse interessato questa volontà, e quindi poi noi procederemo perché questo si realizzi nei tempi e nei modi migliori, insomma, per venire incontro a questa richiesta molto sentita. Il comune di Tollo, capofila di 4 comuni abruzzesi, è stato ammesso ad un cospicuo finanziamento concesso dal GAL Costa dei Trabocchi di fondi europei per l'agricoltura per la realizzazione di interventi di potenziamento e promozione dei percorsi ciclopedonali che si riconnettono alla Via Verde. Il servizio è a cura di Pasquale Damiani. Una buona notizia per il sindaco di Tollo, Angelo Radica. Il comune di Tollo, capofila di un'aggregazione tra Ortona, Francavilla al Mare, Ripatiatina e Miglianico, è stato ammesso ad un finanziamento di 140.000 euro concesso dal GAL Costa dei Trabocchi di fondi europei per l'agricoltura per la realizzazione di interventi di potenziamento e promozione dei percorsi ciclopedonali che si riconnettono alla Via Verde. Il fine sarà quello di garantire attrattiva turistica e ambientale, promuovendo il territorio e favorendo investimenti pubblici e privati e di condivisione sulle infrastrutture di rete a finalità turistica, ricadenti su più comuni e connessi con la rete ciclabile della Costa dei Trabocchi, rafforzando e coordinando gli interventi di comunicazione e di posizionamento digitale di materiali finalizzati alla promozione turistica del territorio nel quadro delle attività previste dal progetto GAL dell'ecosistema digitale. Sono stati individuati precisi percorsi dove saranno effettuati lavori che riguarderanno la cura del fondo dei tracciati, il taglio della vegetazione e dei cespugli che invadono la sede dei sentieri. Eventuali interventi di movimento terra saranno limitati all'indispensabile, al fine di ripristinare i percorsi e renderli visibili e fruibili tanto alle escursioni a piedi quanto per la fruizione di una ciclabilità sterrata di raccordo con la Via Verde dei Trabocchi. Infine, aggiunge in una nota il sindaco di Tollo, Angelo Radica, saranno presenti totem e segnaletica idonei a evidenziare i percorsi e i principali luoghi di interesse. L'evoluzione della figura femminile nello sport, in particolare nelle discipline storicamente maschili, questo l'argomento dell'incontro organizzato a Pescara dalla Commissione Pari Opportunità della provincia. Valentina Cerlante. Dimostrare sempre, quasi una condanna per le donne che non si arrendono, anzi lottano contro gli steccati ideologici, come le calciatrici che hanno gremito la sala Figlia di Iorio della provincia di Pescara, una platea rumorosa coinvolta su un tema ancora attuale pure nel 2024, le donne nello sport e in particolare quelle impegnate in discipline che ancora sono a predominio maschile e che per molti non sono adatte a una ragazza. Passi in avanti fatti? Sì, ma cosa e dove agire per arrivare alla vera parità, quella che non prevede alcuna differenza, anche nell'offrire possibilità e strumenti? L'evento è stato voluto dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Pescara, presieduta da Maurizia Sciarretta. Abbiamo parlato di calcio, di rugby, cioè quelle realtà dove ancora è difficile qui in Italia, e parliamo anche soprattutto della nostra provincia, di imporsi come donna. Un confronto aperto sulla presenza delle donne nel calcio e nel rugby con la giornalista Francesca Di Giuseppe, col componente della giunta del CONI Abruzzo, Terenzio Rucci, col consigliere del CONI regionale, Alessio Matarazzo. Loro hanno raccolto le istanze delle ragazze che si scontrano ogni giorno con l'assenza di possibilità. Alessandra Gabrielli, originaria di San Benedetto del Tronto, mamma del piccolo Andrea, ex calciatrice di Serie A, ha lasciato lo sport per diventare capotreno di professione, ma l'amore e la natura l'hanno spinta a tornare e a motivare le ragazze della Fater Angelini di Pescara. All'incontro anche il presidente della provincia, Ottavio De Martinis.
Effettivamente la donna in un periodo storico insomma, è stata molto limitata e molto penalizzata. Negli anni 70-80 fortunatamente c'è stata un'evoluzione da questo punto di vista, la donna è entrata sempre più a far parte del mondo dello sport con diritti e condizioni paritarie rispetto alla componente maschile, e è un'evoluzione che ci auguriamo possa essere durare nel tempo, sempre più marcata. Bene, questo era il nostro ultimo servizio, ora spazio alle previsioni del tempo. Previsioni del tempo di mercoledì 10 aprile. In Abruzzo l'alta pressione si indebolisce parzialmente e favorisce l'ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Le temperature: L'Aquila la minima 9 gradi, la massima 19 gradi, Pescara 12-20, Chieti 13-20, Teramo 9-21. Quadro simile in Molise, con aumento della nuvolosità dal pomeriggio sino a cieli nuvolosi dalla sera. Le temperature: Campobasso minima 12 gradi, massima 16 gradi, Isernia 9-18, Termoli 9-19, Venafro 10-20. Il nostro telegiornale termina qui, io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine social e sul sito internet. Ora non cambiate canale perché subito dopo i consigli per gli acquisti ci sarà la nostra pagina sportiva con Franco De Santis. Ben ritrovati con la nostra pagina sportiva che apriamo con la Lega Pro. Andiamo a leggere i risultati della 35esima giornata del girone B. Sestri Levante Pineto 0-2, Perugia Olbia 3-0, Pontedera Ancona 2-0, Torres Vermana 1-2, Juventus Next Generation Cesena 1-2, Recanatese Carrarese 4-1, Spal Gubbio 3-0, Rimini Vispesaro 1-0, Lucchese Arezzo 1-1, Pescara Virtus Entella 0-0. In classifica il Cesena 89 punti è già in Serie B, Torres 72, Carrarese 64, a 62 il Perugia, Gubbio 54, Pontedera 50, a 49 troviamo il Pescara, 48 per Juventus Next Generation e Arezzo, Rimini 47, Pineto e Lucchese 44, Entella 42, Sestri Levante 41, Spalla 40, a 37 la Recanatese, 35 per l'Ancona, Vispesaro 33, Fermana 28, chiude l'Olbia a 25 punti. Dunque il Pescara non va oltre lo 0-0 nel posticipo di ieri sera contro la Virtus Entella. Sentiamo il servizio di Pierluigi Boragine. All'Adriatico vince la paura di perdere, così Pescara ed Entella danno vita ad una gara alla camomilla con i due 11 propensi più a non prenderle che ad attaccare. Dirige Catanoso, subito i padroni di casa. Floriani lavora un buon pallone sul binario di destra a Cornero da ottima posizione, rigore in movimento, sfera alta. Si vede Lentella su palla inattiva, Plizzari si sporca i guantoni. Ancora la squadra ospite, altro traversone dalla mancina, Vianni non inquadra lo specchio della porta. A Cornero per Merola che tenta la giocata, il colpo ad effetto, si salva Lentella, giocata che avrebbe meritato sorte migliore. Siamo già dall'altra parte, il binario di sinistra è quello su cui continua ad attaccare Lentella. Ripartenza del Pescara, 2-1, occasionissima per Cuppone, l'attaccante è egoista, non serve a Cornero, De Lucia si accartoccia e ringrazia, errore imperdonabile di Cuppone. Siamo nella ripresa, il Pescara muove bene il pallone, Tungov, sinistro velenoso sul fondo, buona occasione. Sull'altro fronte Lipani si accentra ma poi lascia partire un sinistro disastroso, un altro mancino, Milani
dalla lunghissima distanza. C'è la forza, non la precisione, fa ancora peggio Cangiano e la fotografia di una partita brutta, fischi per il Pescara, male il gioco, un punto e il minimo sindacale, l'unica cosa buona è il secondo clean sheet in tre partite sotto la gestione Cascio. Sarà un vero e proprio esodo da parte dei tifosi del Campobasso domenica a San Benedetto del Tronto. Sono stati assegnati altri 150 biglietti ai sostenitori rossoblù dopo i 1100 già polverizzati la scorsa settimana. Nelle prossime ore saranno individuati i canali per la vendita degli stessi ulteriori 150 biglietti. Sentiamo tutto nel servizio. Ritorno al lavoro per i lupi che si tuffano nella settimana che porta alla super sfida alla San Benedettese. Al Riviera delle Palme si incontreranno la capolista molisana e l'attuale terza forza del torneo, che a meno 8 sembra ormai fuori dai giochi più importanti. L'Aquila sarà spettatore interessato, ma non avrà vita facile sul campo di un Vasto Girardi, che è alla disperata caccia di punti per evitare la retrocessione. In vista del big match di domenica prossima contro la Samb sono stati messi a disposizione da parte della società marchigiana altri 150 biglietti, dunque non i 400 attesi dal pubblico di fede molisana per la sfida al vertice. Dunque saranno 1250 i sostenitori campobassani al seguito della squadra. A 4 giornate dalla fine è impossibile fare i calcoli. La squadra di Pergolizzi ha tutti i mezzi per giocarsela e vincerla, come del resto già fatto all'andata grazie al gol nel finale di Persichini. Sul bel successo conquistato contro il Riccione, il direttore sportivo rossoblù Sergio Filipponi sottolinea la forza di un team che primeggia ormai da 4 mesi in modo consecutivo ed esalta il pubblico di fede campobassana. Ma io credo che l'avevamo preparata così, non dando subito un impulso alla gara, andandole a prendere alti, perché volevamo far capire oggi che il Campobasso doveva dettare un po', diciamo, legge in casa, e questo è stato fatto, e credo che nella prima mezz'ora abbiamo, come dico, costruito questa vittoria. Per quanto riguarda il pubblico, il tifo, io credo che nella giornata di sabato mattina loro hanno fatto la differenza, sono venuti alla rifinitura alle 8:30 e hanno fatto sentire la loro vicinanza alla squadra. Io penso che ieri sia stato il risultato di oggi, perché ieri sia tutto l'ambiente ha ricevuto una carica enorme da parte della curva, dei ragazzi della curva che sono venuti di sabato mattina a fare il tifo, a incitare la squadra per il Campobasso. Per quanto riguarda la partita di San Benedetto, io credo che noi non dobbiamo fare calcoli. Abbiamo fatto calcoli 3 partite e non abbiamo fatto prestazioni, diciamo, all'altezza. Quindi dobbiamo giocare come abbiamo giocato oggi, con la testa libera e andare, perché siamo forti. È una squadra forte, anche oggi giocavano 4 calciatori che hanno giocato poco: Pontillo, De Cerchio, Romero e aiutatemi un altro, a Bonchielè che non si è vista la differenza, quindi io credo che questa rosa sia una rosa di altissima qualità e oggi abbia dato ulteriore prova. Ascoltiamo ora le dichiarazioni del tecnico dell'Aquila Roberto Cappellacci dopo la vittoria sulla San Benedettese, un tecnico appunto che non è soddisfatto per la prestazione, ma chiaramente si porta a casa 3 punti pesantissimi. Sentiamo. Visto che abbiamo vinto e chiaramente sei contento, non è stato un furto, ma poco ci è mancato. Non abbiamo fatto una grande partita oggi, forse le condizioni per farla meglio dopo 10 minuti, un quarto d'ora ci stavano, poi siamo diventati un po' dilettanti allo sbaraglio e abbiamo fatto un primo tempo che meritavamo solo di prendere gol. Il secondo tempo abbiamo fatto non bene, però comunque abbiamo sbagliato, siamo stati più attenti, siamo stati più compatti, perché penso che avevamo pure la paura di perdere. Insomma, poi nella partita va così, no? Se pigli gol magari non lo rifai, noi l'abbiamo fatto, ci siamo difesi. E il Chieti si conferma una delle squadre più in forma del momento. Sentiamo le dichiarazioni del tecnico Pasquale Luiso.
Una serie nata dalla debacle di Fano. I 13 punti ottenuti nelle ultime 5 partite danno ragione al lavoro tecnico del trainer del Chieti Pasquale Luiso, che sottolinea come il cambio di passo sia stato principalmente a livello mentale. Io sono arrivato 3 giorni prima di andare a Fano, una squadra impaurita, una squadra che aveva paura, perché l'anno prima era successa la Vastese, se non erro, ok? Avevano un po' di paura, però io poi, guardando gli uomini, guardando qualche partita, mi sono fatto un'idea, ho detto questa è una squadra buona, va un pochettino caricata, dobbiamo parlare un po' con qualche soggetto, lo chiamo soggetto, qualche singolo giocatore. Io forse sono stato bravo lì, singolarmente sono andato a lavorare su qualcuno che magari non stava dando molto, ma probabilmente non stava dando molto perché non stava bene. Nello specifico, il tecnico racconta anche di quello che è il suo lavoro quotidiano con i neroverdi. Sto lavorando sulla testa, sulla tecnica, sulla tattica, parlare con i giocatori singolarmente, recuperare qualcuno. Consiglio della società, perché io mi confronto molto col direttore Sartiano, io ci parlo con lui, con Gaetano, col presidente al telefono, io parlo con la società, ok? E mi lasciano fare perché sanno che è un momento delicato, era un momento delicato, però io li devo pure ringraziare perché noi ci confrontiamo, io mi confronto con la società, io non sono solo con la squadra, io ho una società dietro. E lancia anche un messaggio ecumenico all'ambiente. Godiamoci questo momento, cerchiamo di fare unione, perché io dico sempre, si vince, tifosi, in primis, giornalisti, società, squadra e allenatore. Ha detto stampa, si vince così, si inizia a criticare, diventa dura. Dobbiamo ricompattare e stare uniti fino alla fine. Adesso mancano 4 partite. Chiudiamo con la pallavolo di Serie B maschile. Lo schiacciatore degli Spike Devils, Campobasso, Pacelli, proiettato sulla Virtus Roma. È stato intervistato da Francesco Presutti. Si festeggia ancora. Avete cambiato colore dei capelli, cambiato look. Non sta male neanche Marco con la parrucca. Purtroppo, per fortuna, abbiamo perso la scommessa di vincere la Coppa Italia, quindi abbiamo fatto questo cambio drastico di look. I festeggiamenti durano, diciamo, per poco, perché adesso abbiamo 2 partite importanti per vedere se possiamo fare playoff da prima o da seconda. Ho chiesto al mister se cambia colore anche lui in caso di vittoria del campionato, ha detto vediamo. Scherzi a parte? Bella vittoria in Coppa, ora siete rituffati in campionato, si sapeva che non era difficilissimo l'impegno di oggi, però non avete abbassato la guardia. Sì, dobbiamo essere concentrati su questo, perché appunto le prossime 2 gare sono importanti per la classifica e tra 2 giornate abbiamo Genzano, che è uno scontro diretto, quindi diciamo che ci stiamo concentrando per quello. Prima di Genzano ci sarà l'impegno contro, sempre in trasferta, contro la Virtus Roma. Sì, sabato andiamo a Virtus e speriamo di incontrare anche i nostri tifosi lì, spero vengano in tanti, perché serve supporto per queste partite, quindi li aspettiamo tutti a Roma. Un'ultima cosa, che vi ha detto il mister dopo la vittoria in Coppa e alla ripresa degli allenamenti? Fondamentalmente che i festeggiamenti erano finiti, non potevano durare per molto tempo, questo è vero, non potevano durare altri giorni, anche perché dobbiamo concentrarci per il campionato e ancora non è finita. Bene, è tutto con la nostra informazione, vi invito a seguirci anche sui nostri canali social, Facebook ed Instagram. Grazie per averci seguito, arrivederci.